Dunque, Lorenzo mi scrive, ma secondo te potrei imparare anch'io che ho una certa età? Quanto costa il corso? Quante domande così al brucio? Allora, Lorenzo, tu non hai una certa età, perché io sono più grande di te, quindi stai sicuro che la tua certa età non è poi così, così certa, in senso di così, grande. Tutti possiamo imparare a suonare la chitarra, dai 10 anni fino ai 60 e passa anni, ragazzi, non ci sono scuse per nessuno. Quindi, a maggior ragione, se però avete ancora dei dubbi, delle perplessità o ci sono delle domande che comunque ancora non vi siete mai fatti o non avete mai avuto il coraggio di fare comunque a qualcuno che già suona la chitarra, questo mini corso che ho lanciato sicuramente fa il caso vostro. Quindi, caro Lorenzo, per me tu puoi imparare assolutamente la chitarra, perché comunque il mio metodo è assolutamente fatto proprio per chi ha, diciamo, dai 30 anni in su, vogliamo dire così, dai 30 ai 60 anni, ci state tutti quanti, non ci sono assolutamente problemi, perché comunque, intanto perché il metodo che io utilizzo è un mio metodo che ho quindi già sperimentato su di me, che quindi è stato ampiamente settato, modificato. Io quando ho iniziato a suonare la chitarra avevo 20 anni più o meno, quindi comunque parecchi anni fa. Quindi avendolo già, come dire, provato su me stessa, testato su me stessa, ho apportato tutte le modifiche necessarie per cui comunque è adatto assolutamente a persone comunque diciamo che hanno una certa età, come ci dice il nostro amico Lorenzo. Quindi, dunque, per quanto riguarda il costo, ti posso scrivere in privato, perché non è bello parlare di soldi in pubblico davanti a tutti, ma se avete anche voi la stessa domanda di Lorenzo, fatemi assolutamente questa domanda e possiamo tranquillamente parlarne, insomma. Dunque, quindi c'è un pacchetto, insomma, che viene venduto, diciamo, di settimana in settimana, e tu potrai seguire queste lezioni e una volta a settimana, ecco, detta molto sinteticamente, così anche gli altri, insomma, magari se sono interessati. Intanto buonasera a Graziella che ci sta guardando, e se appunto il corso quindi parte con in questa modalità, quindi con le settimane, ogni settimana avrai comunque una serie di cose, di esercizi da fare. Una volta a settimana ci sentiremo via Skype, via WhatsApp, via Facebook, comunque faremo una sorta di diretta come stiamo facendo adesso, dove tu mi chiederai delle cose, mi farai delle domande, immagino su cosa hai trovato o non trovato di difficoltoso piuttosto che di più facile, e io metterò a disposizione un'ora per te o per chi comunque vorrà comprare il corso, in cui io ti spiegherò, ti correggerò, e quindi sarà esattamente come trovarsi con la variante, direi interessante, che tu sei a casa tua, io sono a casa mia, quindi non perdiamo troppo tempo uno andare a cercare l'altro, e quindi possiamo lavorare entrambi da casa. Io ho più tempo da dedicare ad altri studenti, tu hai più tempo da dedicare comunque anche ai tuoi studi e a tutto quello che comunque sicuramente fai. Quindi i corsi sicuramente di chitarra sono appunto online. Ma facciamo un passetto indietro, nel senso che questo primo video che ho lanciato sabato, e che è appunto il primo di una lunga serie di video che ho girato e che man mano sto girando, vi dicevo, sono un po', ecco, con queste pause. E questo perché? Perché io i video li giro e li pubblico. Quindi non prendo il video, lo guardo, ah, ma qui forse ho fatto troppe pause, ah, ma qui forse potevo dire questa cosa in un altro modo. Buonasera Maria Carmela, buonasera anche a te. Rosalba, carissima, buonasera anche a te. Quindi non sono comunque
ripeto, dei video che vengono impostati. No, quello che voi vedete è il video girato così al momento. Non ci sono correzioni, non ci sono variazioni. Quindi è fatto tutto molto, molto semplicemente, molto alla buona, con un tablet di fronte a me, come sto facendo adesso io con voi mentre vi sto parlando, un computer da dove io appunto parlo, registro il mio video e quindi io in maniera proprio così semplice, spassionata e veramente molto alla buona, quindi semplicemente, buonasera Rosalba, bedda anche a te. E quindi è tutto, ripeto, molto istintivo, non ci sono delle cose da correggere, anche perché io ho comunque tutto nella testa, io so di che cosa sto parlando, quindi non ho bisogno né di correggere né di verificare, anzi a volte ci sono degli strafalcioni in italiano, magari ecco, quelli vi possono magari far ridere un pochettino, però è frutto proprio della... Ciao Maria Carmela, intanto salutiamo Maria Carmela, è frutto proprio del fatto che il video è stato girato, montato così com'è, con una copertina all'inizio, una copertina alla fine e poi viene lanciato. Quindi non è nient'altro di più che questo che vi ho detto. Quindi questo mini corso di chitarra è semplicemente in realtà un preambolo, un'introduzione a quello che sarà poi il vero video corso che in realtà c'è già, non è che non c'è, però mi è sembrato una cosa, diciamo, intelligente, se vogliamo dirla così, preparare comunque dei video dove rispondo a delle domande che magari mi sono state poste o a delle domande che voi stessi comunque non avete mai osato chiedere. Quindi tutti quelli che sono i dubbi, le perplessità, le curiosità, magari tra di voi c'è qualcuno che in qualche modo sta pensando ancora di prendere in mano una chitarra, ma ancora è titubante, o magari c'è qualcuno fra di voi che ha già cominciato, che però ha bisogno, come dire, magari di una spintarella in più. Ecco, questo mini corso dove ci sono una serie di video. Dovrebbero essere una decina di video, in realtà non me li ricordo, però sì, 10 video ci sono tutti, quindi sicuramente tutti da seguire ovviamente, perché in ogni video tratto ovviamente un tema diverso, tranne in qualche caso dove il tema è un pochettino più lungo e quindi ho bisogno di qualche video in più. Intanto salutiamo Maiada, spero di aver pronunciato bene il nome, perdonami. Ferdi carissimo, bentornato. Vittoria, buonasera. Maria Altomare, buonasera, un piacere vederti dopo un sacco di tempo che non ci si ritrovava più nel web. Quindi questo mini corso è semplicemente il preambolo, come dicevo, a quello che è un vero corso di chitarra, diciamo un vero video corso di chitarra per quello che mi riguarda e per come sto cercando di diciamo lanciare un po' questo mio progetto. Ciao Fer, condividi e tutti voi condividete sempre i miei post, i miei video, le mie dirette, sempre perché così mi aiutate a crescere e a estendere questo progetto che ho e che mi sembra un buon progetto. Tra l'altro sono comunque ancora agli inizi, insomma, quindi sto cercando di farmi un po' strada in mezzo a tutti questi grandi guru che sanno di chitarra, quindi devo cercare comunque anch'io di trovare il mio spazio. Ecco, il mio spazio in realtà qual è? Perché io ho una nicchia ben definita, cioè io non mi occupo di chitarra così in generale. Ciao, ciao Simona, carissima, ciao. E io mi occupo in particolare di chitarra e di chitarra acustica, stavo dicendo elettrica perché vorrei comprarla, ma chissà, magari fra qualche tempo. Chitarra acustica a 6 corde, al momento quella a 12 corde ancora deve arrivare e magari un prossimo piccolo investimento potrei anche comprarla, ma tra i miei progetti c'è anche quello. Quindi una chitarra acustica a
sei corde con tutte le problematiche, diciamo così, che una chitarra acustica può ovviamente avere, come tutte le chitarre. Diciamo che le chitarre sono uguali fino a un certo punto, e da un certo punto in avanti, a seconda giustamente della loro, del loro modello, diciamo che sia una classica, che sia un'acustica, che sia un'elettrica, hanno delle specificità che quindi giustamente delle difficoltà più particolari. Io mi sono specializzata, ho sempre avuto, diciamo, questo desiderio di cominciare comunque con la chitarra acustica, perché a me è poi piaciuto, insomma, accompagnare e quindi suonare le canzoni che amavo già cantare così, quindi senza però l'ausilio di uno strumento musicale. E vi stavo dicendo, appunto, e quindi ritorniamo un po' al discorso di prima, la mia storia. Nel primo video è ovvio che ci sia la mia storia, perché chiaramente devo presentarmi, dovete sapere con chi avete a che fare, perché se no è chiaro che non sapete, insomma, chi sono, come ho iniziato e come ho poi, ecco, sviluppato questo metodo di cui vi parlo, il mio metodo personale, che mi ha poi aiutato ad raggiungere comunque e ad arrivare, insomma, a dei risultati, direi, accettabili. Ho avuto delle critiche ultimamente perché mi hanno detto che in un passaggio mentre suonavo ho sbagliato un accordo e vabbè, pazienza, che devo fare? Mi ammazzo? Può capitare a tutti i migliori chitarristi di sbagliare un passaggio di un accordo e quindi di suonare un accordo per un altro. Purtroppo anche lì, quando le cose sono in diretta e non vengono modificate, registrate nuovamente addirittura, io mi sono permessa, diciamo, di, così, di pubblicarlo lo stesso con questo piccolo errore che è stato subito trovato. Infatti negli altri video, scusatemi, ma non ha commentato, quindi vuol dire che effettivamente l'errore era solo in un video. Io ho pubblicato qualcosa come 12 video, mi sembra, se non dico stupidaggini. Quindi, insomma, traetene un po' voi la conseguenza di questo discorso. E quindi dicevo, appunto, la mia storia, che inizia appunto con una maturità affiancata comunque ad una chitarra che arriva e che quindi è oggetto, direi, del desiderio che finalmente si avvera, e quindi c'è comunque una brava, ciao capitano Luca, buonasera anche a te, il mio guerriero, bravo, bravo, bravo Luca, bravo Luca. E quindi dicevo, una chitarra classica che è stato il mio inizio e che poi appunto mi ha portato ad acquistare invece una chitarra acustica che, come dico anche nel video, ho pagata ben 1 milione e poco più forse di lire, vecchie lire, ma è stata una cosa meravigliosa perché quando l'ho comprata sono stata felicissima, cioè proprio è stato anche un salto di qualità, perché passare per me da una classica ad una acustica è stato un salto di qualità. Vero è che appunto se vogliamo, ecco, dirla tutta, lavorare comunque direttamente, visto che insegno appunto chitarra acustica già così a persone che conosco, quindi nel territorio dove abito, e mi hanno chiesto, l'esperienza mi porta a pensare che effettivamente il mio metodo, Rox, buonasera Rox, ma pensa, Rosalba, buonasera, buonasera anche a te, scusatemi, ogni tanto mi fermo perché mi piace subito salutare, insomma, visto che siete in tanti che state guardando. E dicevo appunto, che, ecco, stavo dicendo che il mio metodo, ecco, a maggior ragione, avendolo già testato comunque su alcune persone, quindi dal vivo, posso dire che è un metodo effettivamente che funziona, perché io non trovo corretto quegli insegnanti che dicono: vuoi imparare la chitarra acustica? Comprati, scusatemi, mi sono impappinata. Comprati una chitarra acustica. Io non sono tanto d'accordo. Se voi avete già a casa una chitarra acustica, per carità, lungi da me dirvi: ah, devi comprare per forza, e poi vi dico che cosa. Se però non avete una chitarra in casa,
Date retta a me, non cominciate con un'acustica come fanno vedere in alcuni video su YouTube, ma assolutamente, ma no, ma cioè proprio non esiste, anche perché l'impostazione delle mani in un'acustica rispetto ad una classica, che è proprio la chitarra che io invece vi consiglierei di comprare, è assolutamente diversa, differente, cioè proprio non c'entra nulla. Dobbiamo lavorare sulle impostazioni delle dita, lavorare sull'allungamento delle dita, sull'elasticizzare le dita, sul rendere flessibile le dita, la mano. Non possiamo assolutamente cominciare a lavorare su un'acustica, perché ha una tastiera, quindi per intenderci il manico della chitarra, che è più sottile, è più piccolo, diciamo, è meno spesso, insomma. Quindi assolutamente sconsigliatissimo, quindi diffidate, diffidate da questi maestri che iniziano a che fanno vedere comunque i primi video con magari gli accordi o con alcuni giri armonici con la chitarra acustica, ma assolutamente no. Poi assumendo una posizione che cioè, viene assunta da chi è già più avanti, da chi suona anche una chitarra elettrica, quindi delle posizioni che per chi inizia da zero, ma chi inizia proprio da zero che è ignorante, non va bene, è fuorviante, assolutamente sbagliatissimo. Perché? Perché comunque una chitarra classica, invece, a differenza di una chitarra acustica, ha il manico più grande, più largo, e quindi c'è la necessità, intanto salutiamo Antonio che mi sta guardando, grazie, perché c'è la necessità di lavorare tantissimo sulle dita della mano destra o sinistra, a seconda se siete mancini o meno. Io sono mancina, quindi per me è la mia mano sinistra, ma la mia mano destra, scusatemi. Quindi però se siete tanti destrimani, parliamo pure della vostra sinistra, quindi comunque, dunque, devi andare. Bella idea, grazie, grazie a Narita. Ciao, ciao, ci vediamo giovedì. Va bene, Danilo Rispo anche mi sta guardando. Buonasera, Danilo. E quindi stavo dicendo, comunque, bisogna in qualche modo iniziare con la chitarra adatta, e secondo me la chitarra adatta è la chitarra classica, dove appunto si può migliorare, affinare ed elasticizzare al massimo, al meglio e nel miglior modo possibile le dita che poi lavoreranno lungo la tastiera. Quindi assolutamente, ripeto, se ne avete una in casa, utilizzate la chitarra acustica, per carità, non vi dico io di andare a spendere soldi, ma con una modica cifra di 70 euro più o meno, vi comprate una chitarra classica da studio e da quella si parte, ma si parte con una classica. Lasciate stare assolutamente quei video che ho visto io personalmente, perché io non parlo così, come dire, un po' alla cieca, ma ho verificato personalmente che ci sono dei video di tanti che iniziano a insegnare appunto gli accordi con la chitarra acustica. Secondo me, secondo il mio metodo, niente di più sbagliato, perché comunque non è assolutamente fattibile una cosa del genere. Quindi, se volete iniziare a suonare la chitarra, avete una mezza idea, un quarto di idea, o comunque ci state addirittura pensando da zero, seguitemi in questo mio mini corso. Perché la gente su YouTube pubblica vagonate di cose. Bisogna poi verificare che quelle cose siano effettivamente giuste. Ecco, io ho trovato invece dei video dove, secondo me, è sbagliatissimo insegnare alcuni accordi o dire alcune cose posizionando comunque le dita della mano in un modo che proprio da chitarrista principiante non è.
Non è assolutamente, bisogna avere la giusta chitarra per cominciare e quindi avere la giusta persona per iniziare. E quindi colei che vi sta parlando è proprio quella che modestamente vi può dare una mano, perché ho esperienza, ho 20 anni e più di esperienza, perché ho testato un metodo che è appunto stato vissuto in pieno. È mio personale, l'ho modificato, l'ho migliorato, l'ho sicuramente aggiornato perché la formazione anche nella musica, anche se sono un autodidatta, è assolutamente importante sempre, sempre a guardare, a leggere, a informarsi, a parlare comunque con chi per fortuna ne sa più di me e quindi può insegnarmi anche delle cose, dei trucchi, dei cavilli, delle soluzioni che magari io a cui io non avevo pensato, parlare appunto con chi ne sa più di me, leggere libri, leggere manuali, parlare anche con chi non suona il tuo strumento. Io conosco tante persone che suonano il pianoforte, ma il pianoforte ai piani alti, anche il pianoforte ad alti livelli, cioè persone che hanno veramente suonato in teatri, che abitano nella zona o poco più. E quindi, scusate, sono rimasta incantata perché c'è la luna fuori, c'è la luna, e quindi mi sono un attimo distratta, scusate. Quindi dicevo, la formazione è importante, quindi quello che io ho, quello che io so, quello che ho imparato su me stessa, perché ho imparato da sola a suonare la chitarra, io lo rivolgo a voi, a chiunque tra voi hanno il piacere, perché suonare la chitarra deve essere un piacere, deve essere emozionante, deve essere qualcosa che ti fa staccare un po' dallo stress della vita di tutti i giorni e quindi se avete questo desiderio e io mi auguro che voi abbiate questo desiderio, contattatemi, telefonate, no, non telefonatemi perché non tutti avete il mio numero di telefono, contattatemi comunque su tutti i canali che abbiamo a disposizione, Facebook in primo luogo e parliamone veramente perché imparare a suonare la chitarra è veramente uno stile di vita e in questi altri video che farò, sicuramente parlerò anche di quello. Quindi seguitemi, seguite questi video e non ve ne pentirete, soprattutto perché suonare la chitarra non è solo suonare la chitarra, ma è, ripeto, uno stile di vita, un modo di comportarsi, un modo di vedere la realtà delle cose, un modo di vedere la vita in un altro modo, perché niente come uno strumento musicale, quale esso sia, io ovviamente vi sponsorizzo la chitarra, è ovvio, la chitarra acustica, ma niente come qualsiasi strumento musicale, come la musica, come l'arte in generale, può salvare la nostra vita. E quindi veramente, ve lo chiedo, veramente pensateci. Perché veramente può cambiare la vostra vita. E ve lo dico per esperienza personale. E chiudo dicendovi che, e chi mi sta seguendo sicuramente mi potrà confermare, io ero tanto tempo fa, grazie Simona gentilissima, salutiamo Barbara, carissimo Enzo, intanto Marco che si sono aggiunti e ne abbiamo anche un'altra, Teresa, buonasera. Io ero una ragazza, tempo fa, tanto tempo fa, molto timida, veramente, veramente timida, 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 timidissima. Quando è arrivata questa benedetta chitarra, l'ho presa in mano, abbiamo lavorato. Dolce serata, buona musica anche a te, Antonio, grazie. Vedo che il tempo effettivamente è quasi, ho già sforato di troppo, ma vi racconto questa mia chicca personale. Mi hanno regalato questa chitarra e ho cominciato a strimpellare, a pasticciare, perché non è che dobbiamo imparare subito gli accordi, anche lì, ma chi lo dice? Dobbiamo imparare a stare con la chitarra, a vivere con la chitarra, a essere un tutt'uno con la chitarra.
pensateci, prima ancora di suonare, pensateci. E quindi io ho fatto amicizia con la chitarra, grande, grazie Barbara, grazie mille, sei troppo buona. E dicevo, imparate a conoscervi con la chitarra quando avete una chitarra a casa, imparate a conoscervi, imparate a parlarvi, cercate di usare, confermo, vedi Simona, brava Simona Grande, tu per il lavoro che fai, questa mia amica lavora con i bambini e credo che niente di più bello che con i bambini si possa fare e penso che sia una soddisfazione proprio per questa mia carissima amica. E quindi dicevo, ho iniziato a parlare con questa chitarra, a essere, buonasera Stefania, a essere a contatto diretto, a capirci, a cercare di trovare un dialogo fra le due cose, cioè fra me e la chitarra. E poi si inizia a suonare la chitarra, ma prima c'è tutto un mondo, c'è tutta una mentalità, c'è tutto un essere un tutt'uno con la chitarra che poi ti porta a volerle ancora più bene e quindi a decidere di imparare a suonarla. E vi assicuro che è tutto di guadagnato. E io che ero una persona molto timida, che stavo spesso a casa, insomma non avevo grandi compagnie comunque con cui uscire, la chitarra mi ha aiutato molto in questa cosa. Uno perché quando ho cominciato poi a frequentare l'oratorio avevano bisogno comunque di una chitarrista e mi hanno letteralmente sfruttato in qualsiasi occasione, che fossero delle feste, che fossero dei campi, che fossero dei ritiri anche con altre parrocchie. Quindi suonavo. L'esercizio mio è stato quello di suonare sempre in continuazione. Ogni occasione era comunque buona, non suonavo neanche più a casa, tanto quando uscivo andavo in oratorio, c'era sempre qualcosa da suonare. Poi ho cominciato, e diamo anche il buonasera a Carmelo, abbiamo cominciato a suonare io e me stessa la chitarra anche durante le messe, quindi ho suonato veramente tanto, tantissimo. E quindi i famosi Calli, quel posto che ho scritto ieri sera, andatevela a leggere sui Calli, che sono la cosa più terrificante che esista. E quello mi ha aiutato, è stato quello scalino, quel gradino che mi ha aiutato ad essere, ciao, ciao Carmelo carissimo, che mi ha aiutato in qualche modo a uscire un po' dal mio anonimato, se vogliamo, dal mio essere un po' così, un po' sulle mie, no? Un po' in questo senso. E lì poi sono partita e Ale, ciao, non mi ha fermato più nessuno, perché la chitarra comunque mi ha dato veramente la forza di continuare. E prima appunto con le 4 canzoni, 6 canzoni, 10 canzoni, 8 canzoni, ho cominciato a suonare veramente tanto, tanto, tanto. E quindi, perdonatemi se ogni tanto mi scappa un accordo che è sbagliato, e siamo umani, mannaggia, no? Quindi, tutto questo per dire che seguite il mio mini corso, se tra di voi c'è qualcuno che ci sta ancora pensando, se non ci pensate, meglio, nel senso che se avete già le idee chiare, contattateci, contattiamoci, sentiamoci, assolutamente. Vuoi mettere suonare in gruppo? Certo, Susanna, suonare in gruppo è una festa, suonare in gruppo è una festa, perché poi ognuno mette quel pezzettino di suo e quindi anche se io non sono tanto d'accordo che due chitarre suonino insieme, perché suonare la chitarra è uno stile personale, quindi diventa anche difficile riuscire a trovare un po' la giusta, diciamo, connessione fra le due cose. Però suonare in gruppo nel senso di una persona suona e altri intorno che fanno gruppo e che cantano, può essere assolutamente un'idea. La cosa è un po' partita così e poi e chi mi ha fermato più? Poi sono andata e poi suonare, 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 sempre suonare, solo suonare. Cosa volete? Quando uno ama la propria passione, perché la passione non bisogna solo averla, bisogna anche amarla, bisogna saperla coltivare e quindi anche qui formazione, studio.
studio, formazione, studio, ma in un bel modo, vi assicuro, in un bel modo, ed è il modo più bello che ci sia. Quindi, cari miei, è giunta l'ora, perché veramente ho sforato alla grandissima, ma ci tenevo veramente tanto 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 a darvi questa mia chicca così personale, perché quando le persone si mettono in gioco, e io personalmente in questo periodo poi dell'anno e in tutto l'anno veramente c'è stato molto di me che si è messo in gioco, vi assicuro che i risultati ci sono. Quindi è stato per me un piacere e un onore potervi raccontare un pezzo della mia vita. Nulla esclude che faremo altre dirette, magari dove vi racconterò altri piccoli aneddoti, altre piccole cose mie, ma sempre tenendo in considerazione, e chiudo, questa cosa, che niente come l'imparare a suonare uno strumento musicale vi cambia la vita. Veramente, per esperienza mia, per esperienza di chi ha lavorato con me, di chi ha studiato con me, cambiate proprio, diventate un'altra persona. Lui dice esagerata, no no, vi assicuro, se avete una chitarra in casa, provatelo subito, se avete una chitarra in casa, pur senza saperla suonare, prendetela, tiratela magari fuori dal fodero, se l'avete nel fodero, non tenete le chitarre nel fodero, che poverine, soffocano, insomma, no? Lasciatela lì, prendetela, sentitela, perché la chitarra poi è vicina, non è come un pianoforte che insomma è un po' grande. La chitarra la mettete vicino, attaccata alla vostra pancia, attaccata al vostro petto, vicino al vostro cuore, ascoltatela, sentitela, toccatela, accarezzatela, è da lì che parte tutto, è da lì che parte la conoscenza e il voler bene e la passione per la chitarra. Parte tutto da lì.